questo video è fantastico, ma è fantastico perché il contesto è bellissimo, c'è una suggestione unica di quelle immagini, c'è tutta la forza della natura, ma c'è anche la passione, il sentimento, il cuore, l'anima degli uomini, di quelli che hanno questo legame con la natura e con la montagna unico, si vede in queste immagini. Intanto io sono qui per fare i complimenti a tutti coloro che hanno organizzato questa iniziativa, in particolare a te Igor. Tu dici io sono vicino a questo sport, io cerco di essere vicino a tutte le persone che si impegnano, si danno da fare, dimostrano legame con il territorio, amore per queste nostre montagne, perché l'Abruzzo è unico, dobbiamo dirlo, si trova in una posizione geografica ideale al centro dell'Italia, i nostri borghi sono fantastici, la nostra enogastronomia è oramai sotto gli occhi di tutti per la concretezza e per la genuinità. Dobbiamo soltanto organizzare manifestazioni che portino persone qui, persone che poi rimangono affascinate da questa realtà, e quindi chi lo fa trova il plauso della regione, il mio personale e l'aiuto per quanto possibile, perché tu sai che quando mi hai chiesto qualsiasi cosa io ci sono stato, e questo è importante. Mi sembra che questa iniziativa abbia due elementi da mettere in evidenza. Intanto il sistema di rete, mi sembra che sia molto importante in questo momento storico, dove piccolo è bello, ma il piccolo da solo non riesce ad affermarsi, ha la necessità di creare una rete per far sì che questa rete diventi protagonista, e qui ovviamente per tutto quello che potrò fare ci sarò, ci sono, ecco, mi viene da dire in questo momento che sta uscendo un bando dell'assessorato al turismo di 5 milioni di euro che finanzia iniziative innovative, nei prossimi giorni uscirà sul Bura, quindi guardatelo bene perché credo che ci siano opportunità per chi fa attività di impresa legata al territorio, legata alle iniziative turistiche. Complimenti e buon lavoro. Io ringrazio l'assessore e diciamo darei la parola, oltre diciamo ad aver evidenziato aspetti che sono importanti e sono secondo me il futuro, perché l'assessore a volte effettivamente quello che è il nostro futuro, cioè noi fino ad oggi non abbiamo fatto il percorso di crescita che potenzialmente potevamo fare, perché non abbiamo fatto sistema in senso organico, e sostanzialmente gli obiettivi singoli sono stati, diciamo, hanno prevaricato quello che è l'obiettivo di gruppo e l'obiettivo di sistema, affinché il nostro territorio diventi vendibile di per sé quasi in maniera naturale da solo, sia però vendibile più di quello che è stato fatto finora, sia con lo sforzo istituzionale sia con lo sforzo privato. Diciamo, e anche la mia iniziativa diretta vuole andare in questo senso qua, perché ci credo fortemente, perché credo che nessuno, come diceva l'assessore, ci potrà mai levare l'ambiente che ci circonda, e il fatto di poter andare dal livello del mare fino a 3.000 metri. Tre giorni fa in Abruzzo si andava con i sci da 300 metri a 3.000 metri, e nessuna parte del mondo pensa che questo sia fattibile, al livello dell'Alaska, Finlandia o cose del genere, che non hanno comunque montagne così. Lascio adesso la parola al gentil Sesso e alla dottoressa, che ci illustra, diciamo, brevemente i progetti della Villa Vita. Io mi stacco un secondo per congedare l'assessore affinché possa raggiungere i suoi impegni istituzionali.